Nei film, il sonoro sincronizzato con le immagini era ottico ed era contenuto nella pellicola. I metodi per farlo erano due, a densità variabile e ad area variabile. Quello che prese piede fu quello ad area variabile, perché garantiva una maggior sicurezza e una maggiore qualità sonora. Nella pellicola, la posizione della colonna sonora era sulla destra. L'avvento del sonoro sincronizzato alle immagini decretò la fine del cinema muto e gli attori potevano iniziare a parlare nei loro film. Sembra scontata che un'evoluzione di questo tipo fosse apprezzata un po' da tutti, sia dagli attori che dai registi, ma non fu così. Alla fine degli anni 20, molti attori e registi ritenevano che il film con sonoro fosse un'inutile aggiunta e togliesse valore sia al film che agli attori. Fa parte della natura di molte persone essere restii al cambiamento e preferire la comfort zone, come dicono gli americani. Il sonoro nei film imponeva anche un cambiamento radicale negli attori, ovviamente, che oltre che ad essere fotogenici dovevano anche essere fonogenici. E molti degli attori in quel periodo purtroppo furono licenziati perché non possedevano questa caratteristica. Il primo film interamente parlato è Lights of New York, del 1928, prodotto dalla Warner Bros. E con questo termina la seconda puntata del Sonoro nei film. Per rimanere sempre aggiornato, iscriviti ai nostri canali social. Grazie, a presto!